Buongiorno, allora, sì, vi saluta anche lui. Io mi sto finendo di preparare perché praticamente mi sono svegliata con la voglia di andare a prendere Derek. Sono indecisa se Parco Da Vinci, quindi anche Parco Leonardo, oppure andare all'outlet. È tanto che non vado all'outlet e mi sto dando un po' lo shopping sfrenato in questi giorni. Vorrei andare all'outlet perché vorrei vedere se ritrovo le Nike che adesso di solito porto sempre, quelle un po' sportive con un po' di zeppetta dietro, uguale però Mari di un altro colore, perché sennò metto sempre solo quelle. Adesso mi finisco di preparare e ci vediamo tra un pochino. Eccoci, per ora facciamo un pezzetto di strada, vediamo poi dove cosa faccio, perché tanto fino a lì, fino a un pezzetto, la strada è identica. Sono le 9:30, riesco ad arrivare all'apertura per tutte e due, però mi sa che alla fine me ne vado a Castel Romano. E lì purtroppo c'è anche il negozio della Fossil, io vado matta per la Fossil. Lui, oddio, lui sta scoppiando, non l'ho portato per niente. Dopo. Dai, dai, cerco di sbrigarmi. Sei cascato, Derek? Io dove cazzo sto andando? Bello, io stavo andando a Parco Da Vinci. Bene. Questo sta guardando che sto facendo il vlog, è bellissimo. La gente che ti guarda e dice: ma che cazzo stai a fare? Allora, a livello di salute stiamo cercando di recuperare. Lavorativamente parlando, sono così col punto interrogativo. Attenzione d'osso. A livello di amore, gente sempre uguale, single. No, il mio ex non si è fatto risentire, anche perché gliel'ho detto, non ci provare proprio. In compenso, stamattina mi sono svegliata con le sue parole: io sono il tipo che va a limonare la gente perché c'ha i problemi mentali. Ne parlo qui perché veramente c'è un po' da riderci sopra. Devo riconoscere che in questo fattore di mio padre e tutto quanto posso aver scappucciato un po'. Però diciamo che comunque penso che chiunque un po' di sale in zucca in più ce l'ha, quindi riesce comunque a rendersi conto delle azioni, di quello che vive, in modo che così rimane sempre comunque una persona lucida e anche e soprattutto onesta con se stessi e con chi sta intorno. Mi è capitato che domenica sera mi sono ritrovata un mio ex sotto casa. Abbiamo mantenuto i rapporti normali, socievoli, tranquilli, tu nel tuo mondo, io nel mio. Me lo sono ritrovato sotto casa perché si ricordava che avevo detto che martedì papà si sarebbe operato. Allora mi è venuto a trovare, mi ha portato a prendere una birra. Per farlo in breve, avete presente la situazione di Carrie con Big? Ecco, praticamente la stessa situazione, però levate il fatto che io non sono fidanzata, lui sì, e non è però sposato. Quindi diciamo che ci è scappata una mezza cosa. Bacio, bacio. Ci siamo contenuti perché io, quella che teoricamente dovrebbe avere la testa da tutt'altra parte, gli ho detto fermamosi qui. Quindi, però la sfascia coppie sono io. Quella che non c'è sta di testa sono io. Per certi versi mi sento in colpa, diciamo da donna magari. Da quando ho compiuto 29 anni, diciamo che la mia vita è diventata una specie di Sex and the City. E delle volte ti capitano delle cose che uno dice no, o te la vai a cercare, oppure non capitano da sé. No, gente, capitano da sé. Tipo ad esempio sta situazione mia è capitata da sé. Cioè a me mi basta vederlo e mi piace troppo, mi piace veramente tanto. Però sapete riconoscere anche quando è una persona, quando qualcuno è una persona pericolosa. Per certi versi mi piace, mi piacerebbe, ma non ho tutta questa fiducia in questa persona. Alla fine il suntus è stato che io, stando nella situazione particolare, mi sono inventata tutto e che io l'ho provocato e che io ho fatto il danno. Vabbè. E poi mi fa, se no
quello che c'è stato è successo perché tu sei in una situazione critica. Io ho fatto sì, adesso vado a fare spesa e mi limono il gastronomo e mi limono il pesciarolo. Mi limono tutti, perfino la cassiera mi limono. Io, gente, delle volte rimango veramente basita. Bene, gente, io in tutto ciò sono arrivata, parcheggiato. Con un paio di scarpe a che torno con una borsa, quindi è tutto un dire. Mi ero fatta tutto il giro, sono stata alla Nike, non ho trovato il paio di scarpe che dicevo io. Ultimo negozio dove sono entrata è stato Liu Joe. Avevo visto questa borsa, però all'epoca veramente non me la potevo permettere. Adesso l'ho ritrovata, contate, proprio del colore che volevo io, quindi quel bianco perla, e contate che da 150 euro la vendevano a 49 euro. Sinceramente l'ho presa subito, immediatamente, poi ce l'avevano nuova. Adesso stiamo tornando, non tanto di corsa, però comunque devo passare a fare un po' di spesa, devo preparare il pranzo, devo portare di nuovo lui e penso che anche oggi mi rilasserò a casa tranquillamente. Fatto spesa, allora ho preso tutto, ho già deciso che mi faccio la spinacina, l'insalata, ho comprato già l'avocado perché mi mancava l'avocado nell'insalata. Una cosa che adoro è metterci i semi, queste cose qua. Poi sto andando matta per i semi di papavero. Ho comprato pure le patatine perché era un bel po' che mi ci andavano le patatine fritte. Che altro ho preso? La pizza, perché io mangio la pizza bianca al posto del pane, io purtroppo preferisco la pizza bianca. I ravioli con la zucca, perché stasera mi voglio fare i ravioli con la zucca e gorgonzola. E poi, visto che avete visto la novità, oggi mi rilasserò un po' con la play. Ci vediamo su a casa. Eccoci qua, allora c'è un po' di disordine, devo mettere un po' a posto. Devo fare posto per la nuova arrivata. Guardate carina la mia mensola di One Piece. Mi rendo conto che qualcuno di voi mi dirà: ma te l'ha regalato il tuo ex? Lo so. Potevo buttare rubber? Qui c'è il mio Capitan Chopper. Pure qui ho dato una risistemata. C'è l'angolo Sailor Moon, il Lego di Wall-E, cofanetto di Game of Thrones, cofanetto di Divergent e poi sopra i Funko di Once Upon a Time. È l'unica collezione che ho semi completato, mi manca il Principe Azzurro, però non so se prenderlo o no, non mi ispira tanto. Once Upon a Time mi piace tantissimo come telefilm, infatti anche quello è una cosa che sto, diciamo, ponderando per acquistarmi i cofanetti, perché mi piace tantissimo. E poi devo dire che sembra noioso, sembra lento, ma in realtà un telefilm è fighissimo. Ho amato la storia di Tremotino. Tremotino è il mio personaggio preferito. Li adoro tutti, ma Tremotino ha la trama più avvincente, ha un passato bellissimo, pur essendo molto triste, ma vi assicuro, bello bello. Vi faccio vedere la ragazzotta, la nuova arrivata. Ecco qua. Guardate che bella. È bellissima. Cioè, gente, 49 euro di borsa. Stupenda! Adesso. Lui è molto interessato. Quindi io adesso al momento sto prendendo anche questa settimana di riposo, come anche rieducazione alimentare. Che altro dire? A livello amoroso lascio stare, gente, perché proprio sto iniziando a non credere più. Pur vedendo che mi piace la persona che sono diventata, perché prima ero una donna più... prima assecondavo un po' gli altri, adesso sono cambiata veramente tanto. Io lo so che noi donne siamo molto più complicate di voi uomini e soprattutto lo so che noi donne alcune volte facciamo veramente delle mega cappellate, però come diceva Carrie, mi sento essere una carta moschicida per amori sbagliati. Oggi è così, oggi mi è presa la Sex and the City. Il ragazzotto si è accomodato là. Eccolo.
Bene, gente, vi salutiamo e vi mandiamo un saluto. Ciao!